questo video parliamo di respirazione in palestra. Vediamo assieme come possiamo respirare al meglio quando facciamo i nostri esercizi in palestra, dallo squat agli stacchi lumeni alle girate. Respirare bene è assolutamente molto importante per diversi fattori. Innanzitutto, se respiriamo bene riusciamo anche a esprimerci meglio tecnicamente e riusciamo ad eseguire gli esercizi anche naturalmente, anche in modo tecnicamente migliore. La cosa anche molto importante è che respirare meglio significa anche riuscire a esprimersi, quindi riuscire a esprimere meglio la propria forza, e quindi questo vuol dire anche un aumento di quelle che sono le performance. Inoltre, sicuramente è molto importante, se respiri bene, fai bene gli esercizi, ti esprimi al meglio e quindi diminuiamo drasticamente quelli che sono i rischi di infortuni. E siccome noi vogliamo rimanere sani, è molto importante anche saper respirare bene. La cosa importante è che quando lavoriamo in palestra, quando andiamo a fare squat, naturalmente dobbiamo gonfiare quelli che sono i polmoni, quindi dobbiamo inspirare. La cosa importante è che devi pensare di avere una sorta di pallone nello stomaco che devi gonfiare. Quindi in questo modo, inspiro e poi la pressione deve venire dall'interno verso l'esterno. Un errore che si fa spesso è quello di tirare dentro gli addominali, quindi la pressione viene dall'esterno all'interno. Se lavoro bene con gli addominali dall'interno verso l'esterno, riesco anche a lavorare molto bene con i muscoli della schiena e riesco a creare una sorta di cintura che protegge anche molto bene la mia schiena. E questo è appunto quello che vogliamo. Quindi la cosa importante è inspirare e poi dall'interno spingere verso l'esterno con gli addominali. In questo modo appunto creiamo questa cintura che ci protegge la schiena e ci permette anche di esprimere la forza al meglio. Quindi andiamo ad un esempio pratico. Quello che dobbiamo fare naturalmente è inspirare e poi spingere fuori con gli addominali, poi scendo e salgo, e a questo punto poi posso cominciare a respirare. Non c'è nessuna ragione per cui io mentre scendo devo inspirare oppure mentre salgo devo espirare. Per tutta la durata dell'esercizio la colonna deve essere protetta, quindi io quando scendo e quando salgo rimango sempre con la pressione nell'addominale. Quindi sia quando lavoro di eccentrica, quando scendo, sia quando lavoro di concentrica, quindi quando salgo, la pressione a livello addominale deve essere alta. Poi quando sono su, se voglio respirare, posso prendere un attimo di pausa. Espiro, inspiro, creo di nuovo la pressione e riprendo con l'esercizio. Stessa cosa quando faccio le girate. Inspiro, creo pressione e poi faccio l'esercizio. E rimango sempre con la pressione a livello addominale. Stessa cosa quando facciamo gli stacchi lumeni. Quindi inspiro, creo pressione addominale dall'interno verso l'esterno, scendo, salgo, riscendo e poi se voglio comincio. Espiro, inspiro e riprendo l'esercizio. Tac. Come sempre mi auguro di averti dato qualche consiglio che ti possa essere utile. Mi raccomando, la respirazione è molto importante, quindi